sardine, due sberle a Salvini. Adesso io terrei un attimo da parte la legge elettorale, mi capisci, sono preoccupata solo a pensarci alla legge elettorale, e mi vorrei concentrare sulle sardine. Abbiamo scoperto, e questo ci spiega il perché della sberla di cui parla il fatto, che la piazza di Bibbiano è già stata prenotata dalle sardine, la piazza nella quale Salvini vorrebbe chiudere la campagna elettorale per l'Emilia-Romagna. Ora io ti chiedo innanzitutto, una mossa politica quella delle sardine scaltra o stanno cadendo nel gioco di Salvini? Prego. Ci sono due giochi paralleli. Allora, mi collego anche alla... al discorso che facevamo del voto della giunta del 20. Matteo Salvini è arrivato all'apice del consenso nel momento in cui è riuscito a convincere, vero o falso che fosse, io penso non fosse vero, però ci sono molte persone che pensano che fosse vero, che l'Italia era in un'emergenza immigrazione. Sì, l'invasione. Talmente è stato bravo a convincere che lui era un ministro degli interni col polso duro e che avrebbe affrontato il tema, che gli italiani si sono convinti, stando almeno ai sondaggi che possiamo vedere, che l'immigrazione non è più un problema. L'immigrazione nelle priorità degli italiani è scesa molto, rimane invece l'economia, il fisco, il lavoro sì, ai posti alti. Questo fa sì che Matteo Salvini perda un po' quell'onda su cui riusciva a fare surf, diciamo, quell'onda su cui cavalcava Matteo Salvini. A questo punto ha l'interesse che il 20 giugno riemerga la vicenda immigrazione con tutta la sua forza. O almeno la vicenda Bibbiano, comunque che ci sia un'emergenza su cui può arrivare la sua capacità comunicativa, la sua capacità politica, che è quella di convincere le persone che un suo arrivo può far cambiare una situazione che altrimenti sarebbe drammatica. Le sardine fanno quello che dici tu, fanno una mossa veloce, fanno una mossa intelligente, però fanno una mossa politica. E quindi tanto guadagnano del sottrarre il palco di Bibbiano a Salvini, tanto però probabilmente perdono nel partecipare a questo gioco della comunicazione, in cui ormai possiamo iscrivere tutto. Tutti. Tutte queste cose che abbiamo detto, il referendum, la legge elettorale, diventano delle mosse che al momento danno maggiore o minore convinzione a una persona di stare avanti agli altri. Oh, tutto sono questo convinto però, che non siano su queste però, mosse che si vincono Giovanni, le elezioni. Io non so se...